Amaterra della cooperativa sociale Onlus Ama Aquilone è il progetto dedicato al mondo dell'agricoltura biologica sociale. L'agricoltura sociale, caratterizzata da valori come il mutuo aiuto, la collaborazione, l'inclusione, la formazione, l'inserimento e la riabilitazione, afferma i valori forti del dialogo, del confronto e dell'accoglienza. Favorisce nuove relazioni tra agricoltori e associazioni, tra volontariato e soggetti pubblici, tra i consumatori e gli stessi produttori. L'agricoltura sociale genera vantaggi collettivi per gli uomini e donne impegnati nella coltivazione, per i consumatori che riscoprono nuove logiche e motivazioni di acquisto, per i produttori che costruiscono una nuova etica di produrre e di stare insieme nelle aree rurali e nella società locale. Con le buone pratiche di agricoltura sociale, la campagna diviene luogo di concretezza, una miscela di risorse materiali e ambientali, fisiche e immateriali. Un'agricoltura rispettosa dell'ambiente, che contribuisce ad un consumo cosciente, alla salvaguardia del territorio rurale, dell'economia locale e del benessere della società. Insomma, un circolo virtuoso fra natura, lavoro, territorio ed etica sociale. Dalla pratica di agricoltura sociale arrivano ortaggi freschi, biologici ed ecosostenibili per la vendita diretta e a domicilio nel territorio della provincia di Ascoli Piceno. Amaterra offre un servizio di vera filiera corta con consegna a domicilio efficiente e gratuita. Sono attenti all'ambiente, riciclano le sostanze organiche e gli alimenti nutritivi, evitano gli sprechi anche negli imballaggi. E su richiesta fornisce anche altri prodotti provenienti da aziende che hanno selezionato biologiche e certificate. La cosa principale è che noi facciamo tutto in biologico. Noi abbiamo pure tutto l'estivo che comincia adesso ad aprile con la piantagione, ma soprattutto noi ci siamo specializzati con i pomodori, perché l'anno scorso abbiamo iniziato a fare le prime passate. E sembrava uno scherzo, alla fine abbiamo cominciato a farne poche, però le abbiamo vendute, quindi quest'anno si sono triplicate le produzioni perché la richiesta è stata piuttosto alta. Che qui da noi questa razza, diciamo, è stata selezionata a Camerino, si chiama Suino della Marca e proviene da un incrocio a tre vie: il Duroc, l'Arch White, che è quella rosa che conosciamo tutti, e poi c'è la cinta senese toscana. Infatti, come ha visto, alcuni hanno la striscia tipica della cinta, no? E questi hanno la caratteristica di avere a livello nutrizionale minore contenuto di grassi e quindi maggiore digeribilità. E comunque i maialini di sicuro vivono, almeno fino a che non vengono macellati, vivono abbastanza bene, liberi di muoversi, di fare tutto tranquillamente. Noi adesso ne abbiamo presi 10 da poco. E abbiamo deciso di fare scaglionandoli, cioè arrivare a 2-3 mesi di età, poi dopo comprarne altri 10 e fare così fino a che copriamo tutto l'anno per avere sempre una produzione macelleria. Allora, la fragola è una pianta che di per sé si autoriproduce, quindi fa praticamente degli stoloni, vengono chiamati, che possono essere tolti dalla pianta stessa, messi anche in semplice in un substrato, diciamo, umido, quindi terra e acqua, e emette subito radici. A cosa serve questo? Serve alla pianta stessa a riprodursi e a moltiplicarsi. Quindi noi sfruttiamo questa capacità che ha la pianta per aumentare sempre di più il nostro numero di piante. La fragola, però, a differenza delle classiche fragole che troviamo commercialmente, che le vediamo belle grandi, la nostra fragola è una fragola un po' più piccolina, simile alla fragolina di bosco, ma non è una fragolina di bosco, e è un po' più piccolina, però appunto che è più saporita, perché c'è una concentrazione di zuccheri un po' più elevata rispetto alle altre fragole.